Carlo Terron, psichiatra e autore di teatro. Scrive molti testi e scrive alcuni monologhi, anche lui naturalmente preso per il collo da Paola Borboni, che gliene ha strappati più di uno, ne ha strappati tre in realtà, un trittico intitolato Eva per Eva. Forse il più bello e il più popolare comunque di questi monologhi è Colloquio col tango, scritto nel 1958, dove una donna, ex attrice, ex diva del varietà, naturalmente in fase ormai decadente, deve raccontare la sua vita perché un settimanale popolare le ha chiesto di narrare appunto la sua vita in tre puntate. Ecco, è un altro di quei esempi in cui il teatro borghese presenta sì il monologo, ma trova il trucco per evitare questo assurdo dell'attore che parla da solo. Lei infatti parla con il fotografo che, non visto in quinta, le deve fare delle fotografie. Parla con il fotografo, parla con un'amica al telefono, racconta della sua vita attraverso questi interlocutori invisibili, ed è un racconto di straordinaria verità e di straordinaria abilità femminile. Una delle caratteristiche del monologo, almeno nel nostro tempo, è che i personaggi sono femminili, da Wesker a Beckett. La donna sembra attirare di più gli scrutatori dell'animo umano, che si servono del monologo appunto per scrutarlo. Adios muchachos, compañeros de mi vida. Ma scatta, giovanotto! Oh, ho deciso di risparmiare la pellicola. Mi hai già fatto perdere mezzo pomeriggio. Non ho mai provato tanto il palcoscenico, nemmeno quando ho lanciato questo tango. Se quella sera Miss Tanghetti non è morta di rabbia, deve ringraziare Voronoff. Aveva appena finito di farle la cura. Ma disgraziata, le avevano sbagliato ghiandola. Rischiò di diventare un uomo. Per questo si ritrovò la voce da baritono e aveva preso anche strane abitudini. Vabbè, ci siamo? Ripeto, mi devi prendere d'infilata in movimento sullo sfondo del paravento cinese. E perché altro ti avrei fatto mettere la macchina in anticamera, se no? Cinese, autentico. Volessi privarmene, prenderei 2 milioni almeno e sarebbe regalato. Più invecchia più vale, al contrario di me. Attenzione, dunque, nel momento che sto con le braccia alzate, quando rovescio le mani e lascio aprire il ventaglio, allora tu scatti. A metà della parola vida, eh? Vita, spagnolo. Oh. Né prima né dopo. Sta attento, non è mica una cosa da niente, è il tango della mia celebrità. Attenzione. Adios muchachos, compañeros de mi vita. Fatto. Oh, meno male. Di che mi mandino appena stampata la rivista? Sono curiosa di leggere la settimana prossima cosa mi accade nella seconda puntata della mia vita. No, nella prima ho scoperto che sono scappata di casa a 16 anni per amore dell'arte. No, in realtà ne avevo 18 e mi ci hanno buttata per altre ragioni. No, ma così è meglio. Ah, e l'assegno. Altrimenti per la terza la riproduzione della lettera di Benedetto Croce. Ve l'ha sognato. Oh, voilà, voilà. Nelle memorie di una soubrette, una lettera di Benedetto Croce, un bel colpo, no? Ah, bel giovane! Chiudi bene la porta uscendo. Oddio. Ah, che male. Beh. 10 chili di meno, una mezza luce artistica potrebbe ancora andare. Perché devono essere passate di moda le velette? Io devo ancora capirlo. Oltretutto facevano tanto fine. Attenzione, Gloria. Non lasciarti tradire dai rimpianti. Ecco. Mm.
Canta, canaglia, canta. Se almeno qualcuno ti potesse mettere al corrente di quello che hai dato un calcio. Qui c'è da mangiare e da bere. Fresco d'estate, caldo d'inverno, casa propria, inquilini che pagano l'affitto, niente debiti, niente cambiare. Cucina eccellente e lo champagne, cin cin, che ti piaceva tanto. Coscienza tranquilla, rispettabilità da vendere. Io sono una borghese e me ne vanto. Oh no, caro, non è il titolo di una canzonetta, è semplicemente il mio testamento spirituale. Cosa pagherei che mi vedessi? Una testa da ragioniere infilata in un'anima da formica, dicevi. Ma chi ha avuto ragione? Intanto Carmen Gloria la vengono a cercare ancora e ha la soddisfazione di lasciarsi fotografare e di farsi scrivere la vita puntate sulle riviste. E la pagano per questo. E tu, l'artista, che fine hai fatto tu? Sì. Canta, canta, sì. Metti pure l'anima e l'ugola in frac. Sei lungigione, caro, lo stesso. Non ti bastò costarmi quanto mi sei costato. Anche il mio maggiore successo tu hai tentato di rubarmi, Morto di fame, tirato su dal niente, preso in mezzo alla strada, soltanto perché avevi una voce sensuale. Sapevi cantare O Sole Mio e ti chiamavi Raimondo. No, sto un po' a sentire come mi hanno inventata e soffri. Dov'è? Ecco qua, guarda. Sereno tramonto di un artista indimenticabile. Beh, tramonto poi, vabbè. Carmen Gloria, la fulgida stella del teatro di rivista che vide ai suoi piedi due generazioni e figurò al centro di spettacoli indimenticabili, dei quali oggi si è perduta la memoria, ora è una distinta signora che conduce un'esistenza riservata nel palazzo di sua proprietà. Il silenzio del quale ha circondato il suo riposo non è riuscito a far impallidire la sua fama, prende su. Se la cronaca mondana ha cessato di occuparsi di lei, la cronaca benefica l'ha acquistata come una delle sue protagoniste tanto più importanti quanto benedista. Essa si aggira nelle stanze del suo quieto appartamento sulla cerchia dei navigli, dalle più grandi finestre entra il canto degli uccellini. Degli uccellini, aspetta che ti viene dal canto degli uccellini. In questo languido pomeriggio di primavera essi nidificano a migliaia sulla grande acacia del giardino che profuma uno degli ultimi silenziosi angoli della vecchia Milano. Ma dove li ha sentito quello degli uccellini? Ma la travolgente femminilità e l'alta classe dell'artista non hanno influito sulla semplicità della donna. No, questa è bella, sta a sentire. Cessato il regno della prima, nel più naturale dei modi, è cominciato quello della seconda. Nella cordiale padrona di casa, che ci invita con espansiva amabilità a prendere un'ottima tazza di tè fatto con le sue mani fra l'accogliente penombra del suo salotto, si stenta a riconoscere le terzante vedette, al cui nome sono legate le canzoni più famose che entusiasmarono i nostri padri. Dov'è la vamp, dalla voce perversa, la venere devastatrice di cuori che fu giustamente osservato della Belle Otero di Cléo de Merode, ebbe tutto il fascino senza condividerne la sofisticazione? Ogni grande artista ha la sua leggenda e ogni leggenda di palcoscenico ha i suoi passaggi obbligati. Sì, chiama la leggenda. Anche su Carmen Gloria si è raccontato di nomi oggi universalmente famosi. Cara, devi sentire tutto. Dunque aspetta che passi il segno. Oggi universalmente famosi nel mondo delle lettere, dell'arte, della politica, della finanza, condotti alla disperazione dalla sua indifferenza e di immense fortune sperperate e perfino di un principe del sangue felicemente regnante che fu sul punto di suicidarsi. Chissà se si ricorda ancora di me quel timidone. Provino a collezionare ricordi del genere, le tettone di oggi. Cosa te ne fare? Dico. Dicevi che mi mancava la follia dell'artista. Ecco il risultato. Ti basta? Ce n'è per altre due pagine. Sono soddisfazioni queste, guarda. A leggere come mi hanno descritte da bambina parole d'onore mi sono venute lacrime agli occhi. Stai a sentire? Stai a sentire. Nata Trecate a Brianza, da modesti e timorati agricoltori al principio del nostro secolo. Magari un po' prima. No, cosa importa? La sua infanzia, illuminata da due stupefatte pupille azzurre, trascorse in giochi innocenti, in grida gioiose,
tra lo stormire delle fronde sotto il sereno cielo di Lombardia, così bello quando è bello. Che stupida, mi torna a venire da piangere, mi torna. Mi sembro Bernadette, mi sembro. Ah! Anche la patria mi deve qualche cosa. Da sentire. Avvolta nel tricolore, su un palco eretto in piazza dell'Unità, fu dalla sua voce che le nostre truppe entrate in Trieste ascoltarono la canzone che aveva fatto battere i cuori di tutti gli italiani per 4 lunghi anni della guerra. Per le spiagge, per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona non lontana, che più schiava mai sarà. C'eri anche tu, farabutto, e cantasti un sordato innamorato. E Vittorio Emanuele mi strinse la mano e io gridai, viva il re! Per questo non sono più riuscita a smettere di essere monarchica. Ah no, caro, non sono esagerazioni, che Vittorio Emanuele mi strinse la mano, è scritto anche lì, carta stampata. Sembra che si tratti di un'altra. No, in realtà sono io. Sì. Canta, canaglia, canta. Ecco. Che coppia eravamo. Che coppia. E mi hai piantato. A godere tutte queste soddisfazioni da sola. Vigliacco. Vabbè, si canta, canta. Ti hai fatto un bel affare. A piantarmi per un'aristocratica che ti ha detto un calcio 2 mesi dopo. Deputato avrei potuto farti diventare. Deputato, con tutte le conoscenze che mi sono ritrovata nel governo di oggi, deputato. Ahimè. Cosa sto per discutere con te poi? Era ermosa, ma bella una diosa, di che brioso di amore, di mi corazon, ma se il signor celoso de su encanto, se almeno smettesse di piovere, potrei andare ai giardini a dar da mangiare alle scimmie. Ah, quando si è soli. Il tempo non passa mai, non passa mai. Hermosa, ma bella che una diosa, di che brioso di amor, di mi corazon, ma se il Signore... Dovrò prendere una donna a servizio intero, se non altro farà del rumore. Sono contenta così, eh? No, caro, non farti illusioni. Ci vuole altro, sì. Non è una fine squallida, questa. Avresti voglia, eh? Così l'ho desiderata, così l'ho voluta e così me la sono fabbricata. Io morirò nel mio letto col dottore e le medicine. E avrò una cassa da morto di palissandro con la croce e le maniglie d'argento. E 24 preti dietro. E li prenderanno in prestito alle altre parrocchie. Messe, quante ce ne sarà bisogno? Posto al monumentale e una statua alta 3 metri sopra la mia carogna. E tu a Musocco nel campo dei miserabili. E va là, va là. Che ti sarebbe piaciuta una bella tomba matrimoniale con la gente che passa e legge qui riposano in pace Carmen Gloria e il suo partner. Sono contenta, hai capito? Mi ha messa di malumore, la tua voce antipatica, devo smettere di ascoltarla, finisce sempre così. Oh, Raimondo, ma cosa credi? Io posso avere tutto, anzi, ho tutto. Coi soldi non c'è cosa che non si possa comprare, questo me l'ha insegnato la vita, tu non hai capito niente, eh? Mai, adesso tocca a me. Mi viene desiderio di compagnia, io ho la compagnia. Mi prende la voglia di distrarmi, ho le distrazioni. Mi gira il capriccio di dare qualche soddisfazione a questo vecchio corpo che ne ha distribuite tante a pagamento e ne ha avute così poche gratis e io gliela do. Sono forte, Raimondo, hai capito? E a te niente. Ecco. Oh, l'Erminia, l'Erminia. Ecco. Speriamo. 2, 5, 9. Anzi, 0, 6, 8. Pronto? Ah, Erminia, meno male che sei in casa. Oddio, oh, questi pomeriggi di pioggia non finiscono mai. La noia si taglia col coltello.
Non viene mai sera? Oh no, anzi, ieri me la sono passata ascoltando la radio. Questi russi, Erminia, però, ci sanno fare, dico. Anche tu. Cos'è Sputnik? Sputnik, cos'è quello Sputnik? Oh, Erminia, no! Ma che Sputnik? Sputnik! Sputnik, non cominciamo, Ho sentito chiaramente. Sono stata tutto il giorno attaccata alla radio. Cosa? Ah, no, no, niente di particolare, caro, no. Volevo solo fare quattro chiacchiere a tempo, capisci? Ah, mi dispiace. Perché non hai telefonato? Adesso come stai? Ah, beh, meno male. Oh, non ti lamentare, cara. Almeno tu hai la tua pensione da mandare avanti. È sempre una distrazione. Anche qui. Tutto il palazzo letto, compreso il portinaio. No, io sto bene. Sì, beh, niente, un po' di prudenza. Vitamina C. Ho chiamato il medico prima. Ecco tutto. Certo. Sarebbe stato un disastro, cara. Devo essere in forma perfetta. Non fanno altro che venirmi a fotografare per la storia della mia vita. L'hai letta? No, te la mando io, cara, dovere. Dimenticheresti certo di comprarla, ti conosco. Ah, sono molto contenta, grazie. Sì, è commovente. Beh, certo, sai, le storie stampate sono un po' diverse. Ma mi riconoscerai, non dubitare. Certo, in tono molto per bene, molto signora, sì. Non so, fa piacere. Oh, il meglio deve ancora arrivare, Erminia, alle puntate successive. Erminia, ma pensa che effetto farà sapere che ho detto di no ad Annunzio? No, cara, non sono in molte che possono vantare altrettanto, Ah, Erminia, di un po' cosa ho scoperto io parlando con questi giornalisti? Che D'Annunzio è giù di moda, tu. Ma chi l'avrebbe detto, Anche lui, poveretto. No, non è vero. Sei la solita Lenza, Erminia, ma non è stata, no? Figurati, perché D'Annunzio non regalava che gioielli falsi. No, la pubblicità avrebbe compensato il sacrificio, cara. No, 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 non è vero, no. Nemmeno per Raimondo. Quando mai è stato geloso quello lì, figura. Io solo so se ne ho prese di sberle da lui. Ebbene, mai una per gelosia. Ma sarebbe stato lui il primo, con lo snobismo che ha sempre avuto. No, cara, sei fuori strada. No, non farmi arrabbiare, Erminia, Non fingerti smemorata perché lo sai benissimo. Allora stammi a sentire. Io dissi di no ad Annunzio per non dare un dispiacere alla Duse. No, io la prosa l'ho sempre rispettata. E questo ci tengo che lo scrivano. Pronto, Erminia? Pronto? Erminia? Sei lì. Meno male, meno male. No, dimmi, dimmi. Beh, non ti ho ancora detto niente perché volevo farti una sorpresa domani o dopo. E invece no. Eh sì, cara, sì. Marcia, marcia. Mi ci sono fissata e ci riuscirò. Non aspetto che la conferma. Prima della fine del mese. Ah, figurati. Quando l'hanno saputo hanno fatto i salti di gioia alti così. E pensa che vogliono chiudere l'ultima puntata con le mie impressioni su... Scusa se è poco. È un bel colpo, Ma sì, certo. Sì, ti porterò il solito rosario benedetto. Ah, non lo vuoi? E cosa vuoi? Una fotografia con dedica... Ma sei proprio matta tu, Ah, vorrei vedere anche questo. Ma sì, sanno tutto, non dubitare, Ma credi che non sappiano tutto il bene che faccio e i soldi che ho speso per la parrocchia? Oh, arrivano dappertutto, cara mia. Ah, Erminia, mica quei soliti pellegrini, No, cara, no. No. E che scopo avrebbe? No, un'udienza privata, tutta per me. Un bel colpo, no? Sì, certo. Ma lo so quello che devo fare, certo, sì. E vabbè, allora, inchinarsi, baciargli la mano, No, la pantofola no. Erminia, la pantofola no. No, la mano... No, Ermin, ma perché vuoi parlare di quello che non sai? Se ti dico che lo so, è sempre stato il tuo difetto. No, la pantofola, la mano. La pantofola si baciava una volta. Ai tuoi tempi. Ecco, cambiamo discorso, mi è venuto nervoso. E l'hai detto, finalmente la democrazia. Ecco, la democrazia. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere nate e di morire con la democrazia. Salvo una parentesi di mezzo, niente male. Dagli, dagli, è arrivata anche lì.
Solo che lì non si può prendere la parola, no. Rispondere soltanto. E alla fine dell'udienza ritirarsi camminando all'indietro qui. Speriamo di non inciampare, se no sai che bella figura. Oddio. Ermino, ma non insistere, lo so quello che mi devo mettere, ma figurati. Niente trucco, vestita di nero, un velo nero in testa. Anzi, Erminia, io mi metterò la famosa mantiglia di Pizzo di Bruges che mi regalò il re del cacao nel 22. E io credo che farà un bel effetto. Sì, sai, come ci sono riuscita, cara, sei curiosa, come me, come me. No, no, guarda, no, uff, per carità, sei fuori strada. No, figurati. No, mi ci vedi, cara, sì. Federali, ne abbiamo avute tutte, ma... Non per questo riescono a farti entrare là dentro. No. Anzi, sarebbe un errore. Ma non li vedono mica bene, sai. Ma un'antipatia, non so. Non insistere, Emilia, ti ho detto che non posso dirtelo, non posso dirtelo. No, no, uffa. Ma sì, uno che avevo perso di vista. Era dall'altra parte, poi è tornato su dopo la liberazione, adesso nei petroli. Sono tutti lì. E il nome non te lo posso dire, Erminia. T'ho detto che non te lo posso dire! Ah, insomma, sì, con la tua lingua, figurati. Ma no, rischierei di compromettere tutto, dato la mia parola d'onore. Non insistere, cara! Erminia, pronto! Ti ho messa di malumore? Vabbè, il rubinetto lo chiudi, il bagno lo fai dopo. Ah, no. Ah, fai così, Erminia. Portati il telefono nella vasca, eh? Sì, e io aspetto all'apparecchio, figurati. E chi si muove, cara? Sì, ciao, ciao. Ah. Sto filo. Crepa d'invidia, vecchia maledetta. Minia, sei lì? Ah, no, ho acceso una sigaretta, cara. Ma che, abbiamo parlato per un'ora, non sono passati che 5 minuti, figurati. Ma... Davvero? Ah, dimmi, dimmi. No, hai fatto benissimo, cara. Hai ragioni sacrosante. Ah, no. Beh, poi dicono delle donne, tu. Ma chi l'avrebbe pensato? Chi l'avrebbe pensato? No, se c'era uno da mettere la mano sul fuoco, voglio dire, tutti uguali, cara, tutti uguali. No, oggi sono peggio di una volta. Avresti dovuto farlo subito, cara. Eh no, tu ti sei sempre fidata troppo. Troppa fiducia negli uomini e le mani bucate, te l'ho sempre detto. Oh, se avessi avuto la testa sul collo, cara mia, quest'ora non saresti costretta a stracanarti di lavoro dalla mattina alla sera per tirare avanti, guarda me. No, no, cara, no. No, no, tu non hai mai pensato al dopo, Erminia, e questo è stato il tuo difetto, eh? Avresti dovuto farlo subito, cara. Certo. Va da me, Erminia, eh? Ho una certa età, bisogna dare un addio alle illusioni. Ecco, no, cara, non durano. No, non durano, non durano. Sì, un affetto che riscaldi la vita. Buonasera, magari, ma... È triste, lo so, è triste. Ma sai, io l'avevo sempre pensato, non te l'ho mai detto, eh. L'ho sempre pensato che sarebbe finita male. Ma è possibile che solo lei debba avere questa fortuna, voglio dire. No, invece, vedi, è successa così. Lo so, cara, è triste, lo so. Beh, ma non tutti i giorni piove, cara, No, niente, scusa. Spengo la sigaretta perché ho la tosse. Lo senti, Erminia? Non avresti... qualcosa di nuovo, giusto per farmi passare un po' la malinconia. Oh, quello della settimana scorsa. Erminia, alla faccia. No, ma neanche per sogno, figurati. È stato come trascinare un macigno su per la montagna. No, un po' maleducato, la puzza sotto il naso. Oh, che gioventù, misericordia. Ah, quando pensa al fuoco che avevano nelle vene i giovani dei nostri tempi. Se tutti i ragazzi di buona famiglia sono così, te li raccomando, cara. Sì. No, le repliche non mi piacciono. No, no, no. No, rischia di diventare un'abitudine e poi fai sempre lo stesso discorso, non mi diverto. 20 anni, sembra di vedere il tipo. Sì, lo conosco il tipo, anzi. No, dico, con quelle spalle, a vederli, promettono mari e monti e poi la resa dei conti... Niente. Cosa? Ma sei pazza?
No, caro, è caro. No, è caro, è caro. Tu devi credere che io sia Rockefeller. No, no, è caro, è caro. No, Erminia, scusa, cosa avremmo dovuto chiedere noi alla sua età? No. Erminia. È certo che li ho, ma non è una buona ragione per lasciarmi strozzare da te. Io vorrei sapere quant'è la tua percentuale. No, non ti arrabbiare, Erminia, non ti arrabbiare. No, va bene, va bene. Ah, se mi chiami tra 5 minuti? Vabbè, ciao. Ciao. Come aumenta la vita, non si riesce più a tenerli dietro. Cosa pagheresti tu a tornare indietro? E pensare che non ho mai desiderato niente di più nella vita che avere un figlio da te. Nemmeno questo hai saputo darmi. Ah, sì, probabilmente no. Meno male che non siete armato. Che emozione. E qui cosa fa? Ah, sì, l'inchino. No, forse meglio così. Poi arriva dall'indietro. Faccia mano. E vabbè, me la darà, la vedrò. Per camminare così. Ecco, vedi, l'avevo detto io. Sei pronto? Oh, tra mezz'ora, eh? Complimenti per l'organizzazione. Sì, senti, Erminia, un piccolo sconto. No, vabbè, vabbè, non ti arrabbiare, vabbè, sì. È uno strozzinaggio però, eh? Ah, senti, Erminia, mi posso fidare, dico, non è che domani mattina si legge sul giornale anziana signora assassinata e gioielli rapinati. Oh. Ah, come se essere figlia di buona famiglia. Di un pezzo grosso, sì, fosse una garanzia. Sì, vabbè. Sì, certo. Sì, grazie, speriamo. Con quello che costa, ti informerò. Essere rimasta al paese, fare dei figli. Era un bel corpo da contadina questo qui. Altro che. Dunque. Oh! Dov'è? Oddio, qua. Ah, eccola questa. Ecco. Lì. Questo. Ok. Un principe per le figure. Questa lì, ben in vista. No, che sei? Se almeno ci mettesse un po' di sentimento, dico. Canta, canta. Porco.
contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. ¿Se acuerda? Era hermosa, más bella que una diosa, y que brilló yo de amor, le di mi corazón.